mi accorgo già che sei qui, non te ne andare, prendimi quel poco che ho, lasciami segni dell'amore. Il tuo repertorio artistico, Cinzia, spazia in ambiti musicali diversi, dalla canzone italiana al pop, al jazz. Ma sei particolarmente legata agli autori dell'epoca d'oro della canzone popolare, quella però dei grandi autori. Come mai questa predilezione per un genere italiano, direi classico, della musica leggera? Fondamentalmente sono convinta di una cosa, che questo stile, questo old style ormai, o classico, come vuoi chiamarlo tu, sento che mi appartiene perché sono romantica, e questo cantautorato italiano che nasce negli anni 60, complesso nella sua storia, perché ha radici profonde, insomma, nasce con un suo perché, si lega e si collega alla filosofia francese, alla letteratura americana, a tante cose, molto complesso. Per essere sintetica, posso comunque dire che il messaggio concreto del cantautorato italiano è una cosa che mi ha affezionata come componente a questo stile, insieme alla scrittura della musica che nasceva insieme ai parolieri. Vediamo il legame che c'era tra gli autori di parole e gli autori della musica come Morricone. Faccio un esempio: Maurizio Costanzo e Morricone. Morricone è stato presente in molte musiche, per molte canzoni. Mi leggo a questo stile, per essere breve, per il romanticismo ed i messaggi che questi autori davano. Diretti, semplici, si parla di amore, si parla di politica, si parla di contestazioni in generale, ma sono messaggi molto diretti, e sono cresciuta ascoltandoli. Sono nata negli anni 70, i miei primi 10 anni li ho passati negli anni 80, diciamo che negli anni 90 quello che ascoltavo io era il cantautorato italiano, Lucio Dalla, Battisti, i New Trolls, tutte queste musiche, tutta questa armonia, queste cose romantiche, anche lì dove magari c'erano dei segni un po' più duri nelle melodie, però su questa base romantica, naturalmente legata ai miei stati d'animo malinconici. I messaggi sono importanti, i messaggi.